Buon dì a tutti, svegliati Alessandria. 31 ottobre 2019, il ponte Bormida che collega Alessandria con Spinetta o viceversa. Professore, buongiorno. Siamo venuti ancora perché per documentare il reflusso dell'acqua e lo stato delle cose, tanto per brindare allo scampato pericolo. Intanto vedete il livello molto basso, i piloni, il basamento, vedete che ben emerso dalle acque, compresa proprio la parte bassa, e questa stradina, se ricordate bene, era proprio invasa fino alla cima. Quindi, guardate lo strascico del fango sia a sinistra che a destra, che ha lasciato l'acqua, il fiume. Vedete? Probabilmente hanno dovuto liberare anche quest'area qua. Guardiamo la centralina che si è totalmente elevata, no? Dall'acqua che la sommergeva. Vedete? Lì c'è la diga per il convogliamento dell'acqua che va poi sotto a dovrebbe far funzionare le turbine. Esatto. Ecco gli operai che stanno ripristinando questa sfortunata centralina che un anno sì, È un anno no, anzi, praticamente un tutti gli anno anni. sì, è 2 anni, è sempre sott'acqua. Vediamo No, guardiamo qua per terra anche i qua segni. dentro. I segni di Guardate, fango, dei detriti che sono stati. vediamo con piacere che il cassone è stato Sì, recuperato. è là. Probabilmente si era arenato da qualche parte. Guardate che mota, proprio 30-50 centimetri di fango. È tutto deposito, potrebbe essere deposito che Anche di là, guardate. si potrebbe così essere Guardate fino consolidato nel greto del fiume. Sì, guardate fino a che punto era arrivata l'acqua del Fino fiume. qua, esattamente fino qua. Quindi Fino a qua dove comincia l'asciutto. i metri di acqua Guardate, qui ancora sono abbastanza notevoli. fango, fango, fango. Ecco, questo è il punto, il confine. Avete visto che tutta la stradina che abbiamo percorso era invasa dall'acqua. Infatti anche lì di fianco quella E strada di accesso alla centralina sono rimasti è dei tutta depositi di di fango. fango. Benissimo. Là in fondo possiamo vedere, professore, faccio una zoomata, tutti gli alberi Sì, abbattuti. abbattuti, comunque magari trasportati dalla corrente, perché scorreva anche abbastanza forte. Impetuosa. Abbiamo delle isole di ghiaia là in mezzo. Alcuni alberi sono completamente abbattuti. Sì. A breve dovrebbero iniziare I i lavori. lavori al Forlanini. Qui di lavoro ce n'è Le isole di ghiaia sono abbastanza. riemerse. La briglia che fa la cascatella è lì in funzione per rompere l'impeto dell'acqua. Ricordate che invece era completamente sommersa, non si vedeva più. Conclusione, cosa possiamo dire, professore? Conclusione è che Alessandria è una città potenzialmente in pericolo. Sono stati fatti molti lavori e
indubbiamente quello che si insiste nel richiedere è la manutenzione annuale dei greti, quello che si diceva prima, cioè dei canali, canali, greti, raccogliere tutta la legna che viene ad accumularsi, spianare tutti gli ostacoli eventualmente al deflusso, non dare permessi di costruire nell'area di pertinenza dell'espansione del fiume. Tutte queste cose, attivare una catena sempre ben oliata di uomini e mezzi pronti ad intervenire, ecco, e investire soldi sui capitoli di spesa necessari a questa opera. Va bene. I fiumi sono un dono della natura, ma possono essere anche un danno enorme per i territori che non si occupano del loro benessere, del loro contenimento. Arrivederci a tutti. Alla prossima. Arrivederci.